Bentornati su Ogni Momento, io sono Veronica e oggi vi presento un video di Manlio Di Donato di Terracuore.it. Manlio Di Donato è un operatore insegnante olistico specializzato in Theta Healing e anche il fondatore del metodo di ricalibrazione planetaria. In questo video Manlio Di Donato riprende l'argomento dei due video precedenti. Per cui, se vi siete persi i suoi due ultimi video, io vi consiglio di iniziare da quelli. Ma vi lascerò una scheda così riuscirete a trovarli più facilmente. Bene, questo è tutto. Io vi saluto, vi ringrazio e a presto. Ciao amici e benvenuti. Oggi voglio raccontarvi una storia con la quale andiamo a continuare l'argomento intrapreso nel video precedente. Nel video precedente abbiamo parlato delle energie sottili associate all'acqua e quindi come l'acqua può trattenere degli imprint, dei blob emozionali e essere deprogrammata e tornare al suo stato originario, permettendo che questo lo possiamo imparare a fare anche su di noi attraverso vari metodi di meditazione e pratiche con le energie sottili come la ricalibrazione planetaria che porto avanti. Il fine di queste pratiche è libertà, libertà interiore, il cuore che diventa libero. Libero vuol dire non reagisco più sulla base di egoismi, vendette, dolore, sono libero e acquisisco la capacità di andare fino in fondo nella mia vita. Ci possono essere altre conseguenze, perché no? Vediamo questa. Qualche tempo fa mi sono fatto fare un tatuaggio, un gran bel tatuaggio. Sì, lo so, a molti di voi non piace questo argomento. Amen. A me i tatuaggi piacciono un sacco. Insomma, mi faccio fare questo tatuaggio, appena finito di farlo, esco dallo studio e comincio a trattare la cicatrice del tatuaggio per dissolvere la cicatrice in termini energetici, perché comunque è una violenza lascia una cicatrice, se lascio fare ai processi vitali spontanei, dopo poche ore quella cicatrice viene dissolta o pochi giorni. Perché lasciar fare quando posso andare ad accelerare tutto questo e ottenerne un beneficio molto più rapido? Ecco quindi che mi sintonizzo sull'energia della ferita, la sento, della cicatrice, scusate, la sento e comincio a scioglierla. Come nel video precedente ho mostrato la deprogrammazione dell'acqua, deprogrammo la cicatrice come se non fosse mai esistita e poi ricreo equilibrio nel campo. Lo faccio una, due, tre volte, sento sotto le mani, non è cambiato niente. Ci riprovo e non cambia niente. Perché non cambiava niente? In quell'istante mi sono fermato, mi sono fermato, mi sono ascoltato e mi sono accorto, auto-osservandomi, che ero tutto nella testa, provavo paura, ero in ansia, stavo correndo, camminavo molto velocemente. Perché? Perché avevo diverse cose da fare e poco tempo per farle. Ero disidratato. In parole povere, non ero centrato, non ero nel cuore, ero proiettato in tutt'altro mondo, non un mondo sottile, ero proprio proiettato da un'altra parte. Anziché essere qui, ero lì. E quindi quando inviavo l'energia sottile per lavorare, non la inviavo su nulla di reale, perché ero perso in ansie, allucinazioni. Nel momento in cui mi sono fermato e me ne sono reso conto, quello significa usare il cuore. A quel punto, anziché usare la testa, ho usato il cuore per richiamare le energie, per andare a sciogliere la cicatrice e ricreare equilibrio. E lì, un passaggio, due passaggi, al terzo passaggio, la cicatrice era completamente svanita. Questo è il punto. Lavorare con le energie sottili, non si fa così, non si fa correndo, si fa prendendoci del tempo per farlo, scendendo a fondo dentro di noi, acquisendo anche
la capacità di creare uno spazio di autoascolto indipendentemente dallo stato mentale in cui ci troviamo. Se no, viviamo nel mentale. Non ho ancora visto nulla di sottile e funzionale fatto da mentale. Il mentale muove così. Il cuore, quando ci siamo nell'ascolto, muove così. E quando andiamo ancora oltre a questo e utilizziamo quell'aspetto più profondo, non mi bastano le mani. Ecco che diventiamo reali. Ecco che diventiamo in grado di gestire il sottile. E poi c'è l'allenamento. L'allenamento ci permette di conquistare queste capacità, ma ancora una volta, se resto nel mentale, non ottengo effetti. Cosa vuol dire restare nel mentale? Vuol dire, ad esempio, operare con le energie sulla base della paura. La paura mi distoglie da qui, mi porta qui. La paura innesca uno stato di coscienza alto, il beta. Il beta dice o lotti o fuggi, ma non senti il sottile, non governi il sottile. Il beta usa tanta energia per fare poca strada, cioè. Nell'elettroencefalogramma degli stati di coscienza, il beta fa questo. Notate quanto il mio dito va in alto e in basso. Per fare questo tratto di strada, quanto ne ho percorsa andando in alto e in basso? L'alfa, che è lo stato del rilassamento, è una curva di questo tipo. Ecco che consuma molta meno energia per fare la stessa strada. Lo stato di coscienza teta è ancora più lineare e il delta è quasi piatto. Si consuma sempre meno energia e si va sempre più a fondo. Gli stati di coscienza non scattano perché lo voglio, non scattano perché. Non scattano solo quando ci affidiamo e si crea fiducia, si crea. Ascolto, si crea accoglienza e questa è la base. E qui c'è un punto molto importante perché vuol dire che per operare in efficacia non si può operare col sottile in efficacia con persone o di fronte a persone che ci mettono ansia, fretta e di conseguenza vuol dire che per operare con efficacia con il sottile bisogna imparare anche a diventare neutri rispetto alle proiezioni che le altre persone fanno su di noi. Questo è un punto importante. Accolgo e lascio andare e verifico se in questo momento ci sono i presupposti per oppure no. Sembra complicato, ma in realtà poi è molto semplice perché si fa attraverso la meditazione, un po' di respirazione iniziale, un po' di autoascolto e poi apri un canale in più e attraverso quel canale cominci a gestire il sottile. Qui comincia la parte irrazionale che non vi posso spiegare. Che va sperimentata di persona, che va vissuta. Lì comincia la parte in cui usiamo l'intuizione profonda, in cui usiamo l'ispirazione. L'ispirazione non funziona quando siamo stressati, spaventati, terrorizzati o incazzati neri, non funziona. Però funziona il mentale. Se ho coltivato molta volontà, funzionerà lo stesso anche se sono nel mentale. Ma se voglio andare oltre, sarà bene cominciare a liberare il cuore accogliendo anche le cause originarie della rabbia, del dolore, delle paure e fare un balzo oltre. Ecco allora che il sottile comincia a diventare profondamente efficace. Temo di aver sollevato più dubbi che risposte, ma approfondiremo magari in altri video. Grazie ragazzi e alla prossima.